Termina 2-2 la sfida della terza giornata di ritorno tra Corridogna e Orbagna. Formazione ospite che rimonta allo svantaggio al 25esimo del secondo tempo dopo il gol ad inizio ripresa di Buciolacchi. Corridogna volenteroso e bello a tratti, che paga però pesantemente una distrazione sul secondo gol. Tra le fila rossoverdi assenti lo squalificato Pandolfi e Dell'Aquila, che comunque è fermo per un pesante infortunio alla caviglia, insieme al centrocampista Barucca, assente anche lui dopo il risentimento avuto nella partitella di giovedì. Debutta dal primo minuto il nuovo acquisto Buciolacchi, l'altro acquisto Troli parte dalla panchina. Nell'Orbagna tutti a disposizione di mister Buscolini e al primo minuto è già cronaca. Partono subito forte i padroni di casa, pallone filtrante verso l'area di rigore a beneficio di Buciolacchi, che colpisce di sinistro, ma il suo diagonale fa barba e capelli al palo, sfilando sul fondo. Leggero predominio territoriale del Corridogna, con gli ospiti che spingono in particolar modo sulla fascia sinistra sull'asse Righi-Carpinetti, autore di un paio di discese potenzialmente pericolose. Ottavo minuto, Spinaci in uscita bassa tocca il pallone di Raffaeli, sventando la minaccia in calcio d'angolo. Sul conseguente corner, schema del Corridogna che non sortisce i suoi frutti con l'azione che termina così. Risponde l'Urbagna al decimo. Sfera nel cuore dell'area per Tassi, Franzese si salva in due tempi su un pallone insidioso. 19esimo, arriva la rete dell'Urbagna ad opera di Braccioni, viziata molto probabilmente da fuorigioco, difesa ferma e sorpresa per la mancata chiamata dell'arbitro. L'attaccante supera così agevolmente Franzese per il provvisorio vantaggio dell'Urbagna. Venticinquesimo, ottimo riflesso di Spinaci, che di piede nega il pareggio e la prima soddisfazione personale in maglia rossoverde a Buciolacchi. 31esimo, lancio lungo di Franzese per Rosi, controllo volante del brasiliano che salta il suo avversario, contatto in area e l'arbitro Di Marco ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Nerpiti che trasforma. Ottavo centro del fantasista che riporta in parità le sorti del match. Nella ripresa, senza cambi, gli stessi 11 tornano in campo e al quarto minuto azione ficcante sulla sinistra di Capitan Martinelli, cross morbido per la testa di Buciolacchi, un vero cioccolatino confezionato per il bomber che di testa in tuffo batte imparabilmente Spinaci, 2-1 Corridogna. Quinto minuto, capovolto il parziale al Martini, sulle ali dell'entusiasmo insiste il Corridogna, con Malazza che scarica dal limite un potente tiro, pronta la risposta con i pugni di Spinaci. Undicesimo minuto, graziato il Corridogna da Pagliardini, servito in verticale il centrocampista numero 7, coglie un incerto Franzese nella terra di mezzo, ma il suo pallonetto, che sembra ormai destinato in rete, va fuori di un non nulla. 18esimo, angolo battuto da Braccioni, indirizzato verso Tassi, sempre pericoloso sui calci piazzati, che però schiaccia debolmente di testa. 23esimo, fallo di Bravi, di lì a poco sostituito su Buciolacchi. Punizione di Nerpiti, a branca sicuro Spinaci. 25esimo, pareggio dell'Urbagna su punizione, disattenzione della difesa locale,
che ha lasciato il solo soletto in area fraternali, che su sponda di un compagno non ha avuto problemi a battere Franzese, il quale sfiora solamente ma non riesce ad evitare il gol. Ultimo sussulto del match, al 40esimo, episodio con qualche ombra in area di rigore biancorossa. Su una punizione di Nerpiti, Fraternali si arrangia come può su Agus, che termina a terra. Termina così 2-2, l'Urbania raccoglie il terzo punto stagionale fuori casa, solo l'Urbino peggio di loro, il Corridogna vede svanire la vittoria che manca ormai da 7 turni. Sono con il tecnico Cialandini. Allora mister, un 2-2, non è arrivata la vittoria nemmeno quest'oggi, che manca da 7 turni se non erro, però un pareggio diverso dalle altre due partite recenti in casa, un Corridogna più volenteroso, bene. Lascio a lei per il commento. Ma io dico una cosa, che la squadra oggi a tratti mi è piaciuta. Ho visto una squadra viva, ho visto una squadra in crescita, ho visto delle cose che tutto sommato reputo positive. Non perdono ai miei ragazzi la disattenzione del secondo gol, quella non la perdono. Per il resto io dico che penso che abbiamo intrapreso la strada giusta. Se dobbiamo essere importanti, a continuare a credere sulle nostre possibilità, a continuare ad avere l'entusiasmo giusto, poi alla fine tireremo le somme. Oggi, secondo me, noi siamo stati lì, abbiamo fatto sempre la partita, e non è facile perché l'Urbania era tutta dietro, cercava di sfruttare le ripartenze, per cui trovare gli spazi giusti non era sicuramente facile. Io sottolineo ancora una volta che oggi ho visto la mia squadra bene, giocare su un campo che non ci permette la giocata in velocità a livello tecnico, quindi un pochettino ci penalizza. Però in ogni caso dico io che lo spirito è quello giusto, dobbiamo aumentare l'attenzione sicuramente. Però adesso veramente mi dà questo entusiasmo, questa partita, per cercare veramente di crederci fino in fondo. Oggi hanno esordito due nuovi acquisti, Buciolacchi al primo minuto è andato in gol e Trolli che è partito alla panchina. Questi due giocatori, oltre ad aggiungere un valore magari tecnico alla squadra, hanno dato anche qualcosina in più dal punto di vista dell'entusiasmo? Ma sicuramente, il fatto che Buciolacchi è entrato, ha fatto gol, ha fatto anche un bel gol su una bella azione, è andato al tiro in un paio di situazioni, su una penso dopo un minuto ci ha fatto anche gridare al gol, per cui secondo me è un bel giocatore che ha tutta la mia stima, ha tutto il mio rispetto, per cui penso che da qui in avanti possa essere sicuramente importante alla causa nostra. Per quanto riguarda Trolli la penso lo stesso, anche se oggi non dimentichiamoci che nel mentre Buciolacchi si era aggregato sin dall'inizio, Trolli è arrivato solo appena giovedì, per cui era un po' presto per farlo esordire al primo minuto, però non mancherà di darci manforte per il proseguo del campionato. Ringraziamo mister Cialandini. Sono in compagnia di mister Bruscolini, tecnico dell'Urbania. Allora mister, un commento su questo 2-2. Secondo me che l'Urbania può essere soddisfatta per aver recuperato il punteggio di svantaggio e per essere uscita con un punto anche meritatamente dal Martini. No, sì, sicuramente contenti per il risultato, ma anche per la prestazione, perché poi in un campo così difficile, parlo naturalmente del terreno di gioco, non era facile fare una grande partita. E siamo andati in vantaggio, poi purtroppo non abbiamo con attenzione gestito un pochino il vantaggio, però nell'insieme un punto fuori casa contro una diretta concorrente, considerando che per noi l'obiettivo rimane sempre la salvezza, è comunque un buon punto. Quindi l'obiettivo è sicuramente la salvezza, quello dell'Urbania?
Ma io penso che in un campionato così difficile già sarebbe un grande risultato, rimanere comunque in questa categoria, la squadra è abbastanza giovane e quindi io penso che di più da questi ragazzi non si possa chiedere. Speriamo di fare il risultato adesso mercoledì nel nostro campo. Ecco, un Urbania che ha fatto della sua forza in casa, dei suoi punti in casa, una delle sue forze in campionato, questo se non erro è il terzo punto fuori casa, quindi è andato più che bene. Sì, no, noi abbiamo, diciamo, la maggior parte dei punti fatti in casa, fuori casa però non sempre abbiamo raccolto per quello che ci meritavamo. Alla fine delle situazioni non gestite al meglio non ci hanno fatto riportare a casa dei punti importanti nonostante la prestazione, ma al di là di prenderli in casa o fuori, comunque noi ci teniamo ben stretti i nostri 27 punti, che non sono pochi, insomma, in questo momento. Ringraziamo mister Bruscolini.